Rieccoci, ben ritrovati. Apriamo questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia parlando di calcio. È stato un weekend, o meglio, una domenica decisamente positiva per le big siciliane. Partiamo dal Palermo e dunque dal campionato di Serie B. Rosanero che vincono 2-1 al Barbera contro il Sud Tirol. Una vittoria in rimonta e una vittoria convincente per i ragazzi di Mister Corini che dunque proseguono in questa striscia positiva. A fine partita ha parlato proprio l'allenatore del Palermo. Sentiamolo. Una partita sviluppata bene contro un avversario tosto che ti concede poco. Siamo stati equilibrati, pazienti, siamo andati sotto sull'unico tiro che hanno fatto nel primo tempo. Ma credevo, perché vedevo delle cose, sentivo che la squadra c'era e l'abbiamo spinta, abbiamo fatto veramente insieme con tutti i 25-26 mila che c'erano oggi. È stato qualcosa di appassionante, di bello. Lo step di quest'anno era creare questo livello di autostima, questa connessione squadra-pubblico. E so che quando la si crea diventa qualcosa di invincibile o di difficile da battere, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati quest'anno. Siamo arrivati a fare questo primo scorcio di campionato molto bene, dobbiamo andare a Modena, sappiamo che affrontiamo un avversario di livello, e chiudere bene queste prime partite, però sono contento perché la squadra crede in quello che si propone, ha convinzione, sa ribaltare le situazioni. Questo per me è un aspetto molto importante se vogliamo diventare una squadra che abbia una mentalità vincente. Ma io vivo costantemente con i miei giocatori la partita, se fosse per me entrerei in campo, dunque faccio fatica a trattenermi, ringrazio il nostro team manager, che cercano di tenermi ingabbiato per quanto è possibile, ma cerco di trasmettere attraverso questo atteggiamento l'energia, la voglia di cui hanno bisogno in certi momenti, e questo mi aiuta il pubblico, che oggi è stato veramente straordinario, come lo è sempre. Io dico che quando siamo uniti, quando il pubblico capisce anche qualche difficoltà che la squadra può avere, diventiamo forti, e questo, su questo tasto batterò tanto, perché insieme poi la possiamo risalire la partita, la possiamo andare a vincere insieme. E oggi è importante anche da questo punto di vista. Io penso che una squadra vincente debba saper vincere più tipologie di partite. Quando è sporca, quando è brutta, quando è cattiva. Ci dobbiamo stare dentro sempre e comunque. Oggi è un'altra tipologia di partite che abbiamo vinto, che l'anno scorso non riuscivamo a vincere, quest'anno abbiamo vinta. E questo alimenta, insomma, il percorso di crescita e quello che vogliamo essere. Passiamo al Catania, dunque al campionato di Serie C. Catania che si è lasciato alle spalle le recenti delusioni, lo ha fatto con una grande prestazione sul campo della Casertana. Un poker 4-0 il risultato per i rossazzurri con assoluti protagonisti Chirico e Di Carmine, autori entrambi di una doppietta. A fine partita, Mister Tabbiani ha esternato tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa. E allora sentiamo il tecnico degli Etnei. Ho detto bastava magari una partita potesse darci quella consapevolezza in più di quello che già i ragazzi hanno, però io sono qui ad elogiare i ragazzi non tanto per la prestazione perché è nelle loro corde, ma perché hanno reagito da ometti, hanno fatto una partita di squadra, sono stati in tanti frangenti, chi recuperava uno al posto di un altro, parliamo di Carmine, Chiricò, Marsura quando è entrato, queste. Quando i giocatori di talento aiutano in determinati momenti della gara, il collettivo, diventiamo ancora più forti di quello che già i ragazzi sono individualmente. E quindi questo è l'aspetto più bello che mi porto a casa. Ne ero certo, ieri avevo detto che ero sereno perché comunque vedevo l'atteggiamento giusto sia in settimana che soprattutto dopo la sconfitta col Foggia, che comunque resta immeritata anche oggi, ma è dimenticata, quindi sono felice, ora ci ributtiamo, giochiamo spesso, mercoledì c'è la Coppa, domenica abbiamo un'altra partita, poi avremo ancora il recupero, quindi dobbiamo prendere di buono che c'è stato da questa partita e andare avanti per la nostra strada. Nel calcio poi si legge, magari gli altri hanno fatto male, quindi tu hai fatto bene, no? Io penso che noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, penso che abbiamo indirizzato la gara sin dai primi minuti perché nei primi 20 minuti siamo stati molto dominanti e abbiamo avuto tantissime occasioni da gol per poterla sbloccare, abbiamo preso l'ennesimo palo che è il sesto dall'inizio del campionato, che sono anche tanti e quindi il gran merito è da parte nostra. Poi è ovvio che quando magari una squadra fa una partita a un certo livello, l'altra può essere che ha fatto un po' meno bene, ma bisogna sempre vedere qual è la visione giusta e la visione corretta. Io penso alla mia squadra e ai miei ragazzi e devo dire che hanno fatto una partita perfetta sotto tanti punti di vista
e da oggi iniziamo a lavorare per le altre in maniera serena, come abbiamo fatto anche quando magari intorno a noi c'erano un po' di critiche che dovevamo accettare, ed è bello vedere i ragazzi che assorbono le critiche in maniera positiva e gli dà più carica che depressione, ecco. Parliamo ora di una bella iniziativa a Giardini Naxos e Taormina, operazione Fondali Sicure, effettuata purtroppo senza l'apporto dei comuni. È stata raccolta circa una tonnellata di immondizia, tante le bottiglie purtroppo lasciate, abbandonate in mare dal cosiddetto popolo della notte. Mauro Romano. Siamo oggi con Alex Lentini, operazione Fondali Puliti a Giardini Naxos e Taormina. Cosa avete raccolto nel mare del comprensorio turistico? Ok, quindi abbiamo raccolto tantissime bottiglie, in cui parte delle bottiglie vengono dai soliti ragazzi del sabato sera che fanno i patti e poi buttano tutto in acqua, tanto non si vede niente. Mentre la parte metallica, quella lì, viene tutta dal capo Taormina, da vecchie mareggiate, da balconate cadute non so da dove, e l'abbiamo individuato negli anni e fatto una selezione e raccolto più quanto possibile. Che peso avete raccolto? Ecco. Circa 1000 kg in totale. Quindi una tonnellata di immondizia raccolta. Cosa vuole dire lei a quanti insozzano il mare? Che dovrebbero imparare a scendere sott'acqua e vedere quanto sporco hanno lasciato. Avete avuto la collaborazione di Sigonella, ecco, cosa vuole dire il nostro rappresentante? Ecco, è stata una bella manifestazione? Noi è buona poner spazio nel mare, è troppo buona. Grazie, quindi l'appuntamento, Alex, è al prossimo anno? Sicuramente, molti di più. Avete avuto la collaborazione quest'anno dei comuni? Purtroppo no, né comuni di Taormina né comuni di Giardini. Con le richieste fatte in anticipo, oltre 2 mesi fa, ma nessuno ha risposto. Tutto a spese nostre. Restiamo a Taormina, ma per parlare in questo caso di una doccia solitaria ubicata nella baia di Villa Agonia, in un luogo poco frequentato dai bagnanti, dunque una doccia che fa discutere. Ancora Mauro Romano. Doccia solitaria a Villa Agonia. Dottore Passalacqua, cosa accade qua in questa spiaggia che è poco frequentata? Questa la definirei una delle nostre stranezze di Taormina, oltre che bellezze di Taormina. Troviamo un'isola ecologica perfettamente attrezzata, una doccia di acqua dolce, in un'area scogliosa, pietrosa, dove i fruitori sono pochissimi. Però, stranamente, in corrispondenza di un tombino pubblico che accede alla strada statale e che è stato chiuso con un cancello di dubbia provenienza. Perché queste docce costose e utili non vengono messe nelle zone dove il pubblico realmente va, dove i turisti, anche noi taorminesi, dove andiamo a fare il bagno? Perché qui, dove i fruitori sono pochissimi, ci sono pochissimi posti o soltanto per fakiri che preferiscono stare sulle pietre. Quindi lei consiglierebbe di eliminare questa doccia e posizionarla magari in un luogo più frequentato? Più che altro mi chiedo il perché di questa ubicazione, perché le docce sono state poste in diversi punti della costiera taorminese, magari opportuni, anche vicino a lidi molto frequentati. E là perché questa non posizionata a 200 metri prima, dove c'è spiaggia pubblica anche vicino a un piccolo lido. La cronaca, partendo da Trapani e dall'arresto di due soggetti, due palermitani che i carabinieri, durante un controllo del territorio e durante una perquisizione, hanno trovato in possesso di 1 chilo di cocaina. Vediamo il servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto due persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di 1 chilo di cocaina. I due, un uomo e una donna, entrambi palermitani, sono stati fermati a un posto di blocco dai carabinieri nella frazione di Rilievo nel comune di Misiliscemi. Da subito il comportamento del 44enne e della donna di 27 anni ha destato sospetto per l'atteggiamento nervoso e guardingo. Nel corso delle attività di perquisizione personale e veicolare, i militari dell'arma hanno rinvenuto, occultato all'interno dell'abitacolo, un involucro di cocaina.
Entrambi sono stati arrestati e a seguito dell'udienza di convalida sottoposti rispettivamente alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari. Ci spostiamo a Catania. Un 42enne perseguitava e pedinava l'ex convivente. L'uomo è stato arrestato dalla polizia ma poi scarcerato. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Procura distrettuale di Catania ha coordinato un'attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato, conclusasi con l'arresto in flagranza di un 42enne ritenuto responsabile del reato di atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici nei confronti della sua ex convivente. La vicenda trae origine dalla denuncia presentata dalla vittima al Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato, in cui si rappresentava il gravissimo disagio e il turbamento vissuti dalla donna a seguito dei frequenti appostamenti e pedinamenti compiuti dall'arrestato. Le condotte persecutorie erano iniziate dopo la fine del loro rapporto sentimentale avvenuto pochi mesi prima. L'indagato non aveva accettato la conclusione della relazione, durata circa 10 anni, e preso dalla gelosia aveva iniziato a pedinare la sua ex, inviandole continui messaggi, foto e proferendo minacce e ingiurie anche tramite profili social falsi. Il 42enne era perfino arrivato a sottrarre furtivamente un vecchio smartphone alla vittima, che essendo sincronizzato con il nuovo consentiva di conoscere i suoi spostamenti. L'uomo è stato arrestato in flagranza dai poliziotti mentre era appostato nelle vicinanze degli uffici della polizia postale, avendo seguito perfino lì la donna. La polizia ha rinvenuto il dispositivo mobile utilizzato dall'indagato per le localizzazioni. Il pubblico ministero di turno ha convalidato l'arresto disponendo la traduzione presso la casa circondariale. Il GIP, da un lato, ha convalidato l'arresto eseguito nella flagranza di un atto di appostamento o pedinamento, dall'altro ha escluso il reato di atti persecutori e ha quindi ordinato la liberazione dell'arrestato. Ci spostiamo virtualmente a Siracusa, o meglio a Ortigia, dove i carabinieri hanno tratto in arresto 4 persone, 2 uomini e 2 donne, persone sorprese a rubare all'interno di un ristorante. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Ortigia, per contrastare il fenomeno dei furti in attività commerciali sull'isola, hanno predisposto numerosi servizi notturni e diurni che hanno restituito i frutti sperati. Le pattuglie, infatti, hanno sorpreso in flagranza di reato 4 soggetti, 2 uomini e 2 donne, tutti siracusani e gravati da precedenti specifici per reati contro il patrimonio, mentre stavano portando a termine un furto in danno di un ristorante in piazzetta San Rocco. All'arrivo dei militari dell'arma, i 4 avevano appena prelevato denaro contante dalla cassa, oltre a numerose bottiglie di alcolici e alimenti surgelati, ed erano in procinto di darsi alla fuga a bordo di un'auto e di una moto, quest'ultima risultata poi provento di furto. I 4 sono stati tratti in arresto e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria aretusea, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 2 uomini e ai domiciliari per le 2 donne. Un 40enne è stato invece arrestato dai carabinieri a Modica, nel Ragusano, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Modica hanno proceduto all'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa, ufficio esecuzioni penali, nei confronti di un 40enne ispicese, operaio e con pregiudizi di polizia per reati specifici. L'uomo, che era stato affidato ai servizi sociali poiché aveva ottenuto la sospensione della pena definitiva in seguito a una sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Catania, nei giorni scorsi è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tale violazione ha comportato la sospensione provvisoria dell'affidamento al servizio sociale e il contestuale accompagnamento presso la casa circondariale di Ragusa, dove permarrà per i prossimi 3 anni. Il risultato raggiunto dalle forze dell'ordine a disposizione della Procura della Repubblica sintetizza e fa emergere la costante dedizione che gli operatori della giustizia infondono nella loro attività quotidiana. Per il momento è tutto, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia.